Filippo Capellupo, presidente regionale Umpli Calabria. Siamo qua a Belmonte Calabro per la 30ª edizione del premio Galeazzo di Tarsia. Permettetemi di ringraziare la Prologo di Belmonte e l'amministrazione, diciamo tutte le amministrazioni che si sono susseguite, ma permettetemi di ringraziare la Prologo nella persona di Giovanni e del direttivo, perché tiene moltissimo a questo premio che rappresenta un po' la storia di Belmonte. E quest'anno il tema è uno dei temi forse più importanti per la storia della Calabria, perché quando parliamo dei paesi Arbrescia e della vita dei paesi Arbrescia ci va indietro la mente di 500 anni a pensare l'ospitalità che ha sempre avuto la Calabria e che viene riconosciuta. Io vorrei raccontare solo un aneddoto, poi mi fermo subito, ma un industriale che io portai qui in Calabria per fare degli investimenti era un industriale albanese. Un giorno prima di partire lo portai in un paese che si chiama Caraffa, che è quasi un quartiere di Catanzaro. Beh, non aveva capito, quando siamo entrati nel paese cominciò a vedere le strade che avevano la doppia lingua. Beh, cominciò a emozionarsi, ma si mise a piangere quando io gli feci la fotografia a fianco alla statua di Skanderbeg. Allora, ci dice tutto, questa è una storia che ci dice tutto. Ci dice i calabresi chi sono, ci dice qual è la nostra storia, ci dice soprattutto che la cultura non è di altre regioni, ma è uguale a quella della Calabria. Noi non siamo meno a nessuno. E ringrazio tutti coloro i quali, soprattutto le Prologo, che fanno cultura ogni giorno.